In Italia parliamo italiano, ovviamente, ma parliamo anche toscano, sardo e centinaia di altri dialetti. Forse è proprio per questo che a volte fatichiamo a capirci. Zitto a me, stato zitto tu, strun! Oh, da decentaio, stavo a dormire! Oh, ecco, perché non ti chiedi un poino? Ti si sopporta più! Zitti, sta... Però, quando si tratta di cibo, parliamo tutti la stessa lingua, no? Non proprio. In italiano questo è comunemente un carciofo, ma si può anche chiamare... Artichoke, cacioccole! Artichoke, cacioccole! Ed è proprio questo che ha ispirato Galbani, la più famosa marca di latticini italiani, a creare Sfida in dialetto. Un programma divertente che ridicolizza senza cattiveria le differenze tra noi e i nostri dialetti. Dopotutto, i prodotti Galbani sono nelle ricette di tutta Italia, indipendentemente dal dialetto. In ogni episodio, due partecipanti di regioni diverse provano ad indovinare gli ingredienti di una ricetta in dialetto. Elisa da Cagliari. Mauro da Milano. E quando diciamo provano, non diciamo riescono. Gli artichoc. Gli artichoc. Che corpo che te ne è? Mi me fa andare il corpo anche banane. Che? A pupina. Comandi? A pupina. E capirsi è importante per evitare disastri come questo. Gli episodi erano parte di Carosello Reloaded, una riedizione del classico programma degli anni 60, il precursore italiano del branded content. Alla fine di ogni episodio, gli spettatori erano invitati a vedere la preparazione della ricetta protagonista della puntata con gli ingredienti giusti, avendo la possibilità di mandare anche le proprie ricette, in dialetto, ovviamente. In dialetto. Tutti potevano votare la ricetta più originale tra le 10 in lizza per il premio finale. Sfida in dialetto Galbani è diventata tanto popolare quanto il nostro amato carosello, dimostrando che l'ingrediente migliore di ogni ricetta è un pizzico di umorismo. Italiano, no inglese. So. Un salame. So. Il pane. Arrori, no. Il pesce. Una testa. Ti uccido con questa carne.